Dopo 2 anni di fermo a causa del Covid, si sono svolti a Cassino i campionati nazionali universitari. Iniziati il 13 maggio, gli studenti di Unisalento hanno mostrato la loro grinta sin da subito. Sabato 14, infatti, il Palasport di Cervaro ha visto trionfare i nostri Alice Virgulto e Nicolò Botrugno, campioni di forme nella gara di Taekwondo. È stata una bella lotta anche quella a cui ha partecipato Samantha De Vita, che tra 30 partecipanti si è posizionata al 13° posto. A partire dal 17 maggio sono scesi in campo i calciatori di Unisalento, una squadra che ha faticato per mantenere saldo il titolo di campione d'Italia ottenuto nel 2019. La rosa, formata da Emanuele Russo, Gianmarco Centonze, Pierluigi Montanaro, Nicola Lezzi, Francesco Plevi, Davide Cavalieri, Francesco Mariano, Marco De Santis, Giorgio Bernardini, Federico De Luca, Gabriele Gallo, Nicolò Spedicato, Davide Luibardi, Andrea Malerba, Andrea Portaccio, Gabriele Alemanni, Gabriele Mosca, Andrea Adamo, Luca Carrozzo e Alessandro Falco, si è scontrata il martedì nella prima giornata di gare con il CUS Cassino, portando a casa un 5-0. Che quello dei nostri calciatori fosse un gruppo coeso lo si era capito fin dal principio. Nonostante alcuni di loro ancora non si conoscessero, già si percepiva una forte energia. Mosca, il centroavanti che gioca nel Maglie, studente di economia, e Montanaro, terzino sinistro che gioca a Montegiorgio e che studia giurisprudenza. Un retroscena singolare, quello che li riguarda. Mosca ha detto a Montanaro: quando scendi e crossi, crossami sul primo palo, perché io sono abituato così. Se lo sono detti una volta e così è stato. Quindi, nonostante le squadre applicano schemi che provano e riprovano tantissime volte, loro se lo sono semplicemente detto una volta e lo hanno utilizzato. I gol segnati da Davide Luibardi, Gabriele Mosca, Gabriele Alemanni, Gabriele Gallo e Andrea Malerba hanno portato i bianchiazzurri a battersi nella seconda giornata contro il Cagliari. Ecco un estratto dall'intervista di Gabriele Gallo e Giorgio Bernardini. Quindi vi siete affrontati domenica scorsa, due squadre entrambe pugliesi, e come si vive? Un'unione così. No, è sicuramente bellissimo far parte di essere la stessa squadra, perché poi in questi giorni che siamo stati qui mi hanno fatto capire, ci hanno fatto capire l'importanza del CUS, l'importanza di affrontare queste partite, quindi sono contento di poterle affrontare con lui, che peraltro è un giocatore forte, quindi è sempre bene averlo con noi, ecco. Ma è lo stesso per me affrontarci da nemici 2 giorni fa, adesso lottare per la stessa maglia di una città così importante è un onore. E come fate a conciliare lo studio e gli allenamenti di Serie B, appunto? Penso che giocare a calcio non sono sacrifici, perché lo facciamo con passione, quindi è una motivazione per fare esatto. meglio anche in università. Il 17 maggio si è svolta anche la gara d'esordio del tennista Lorenzo Lorusso, studente di diritto e management dello sport all'Università del Salento. Il giocatore, reduce da un importante campionato in Tunisia, ha battuto il CUS Verona con un 6-0-6-0. Anche nella seconda giornata di gara calcistica, la squadra del CUS Lecce resta protagonista indiscussa. Dopo una partita sofferta e terminata 1-1, ai calci di rigore ancora una volta hanno trionfato i biancazzurri, che anche grazie alle parate di Gianmarco Centonze sono approdati alla finale contro il CUS Parma. Continua l'inarrestabile cavalcata di Lorenzo Lorusso, che ha sfidato Alessandro Parigi del CUS Bologna 6-1-6-2.
Qual è stata la differenza tra la partita di oggi e quella di ieri? Allora, diciamo che il campo era un po' più difficile da gestire, la superficie era poco regolare e quindi i rimbalzi non erano regolari, è stato difficile gestire più che altro quello. L'avversario giocava meglio di quello di ieri, quindi ho avuto un po' più di difficoltà diciamo adattarmi, però penso di aver fatto abbastanza bene. Il 19 maggio si è fermata la scalata di Lorenzo Lorusso, che comunque ha regalato all'Unisalento tante emozioni e soddisfazioni durante i match, raggiungendo la tanta meritata semifinale. Oggi hai giocato due partite in due campi diversi con due atleti diversi. Puoi farci un bilancio delle due partite? Allora, la prima partita era sicuramente un po' più semplice, il livello era meno alto, dell'avversario era meno alto e quindi è stato un po' più semplice da gestire. Il campo non era il migliore, però ero sicuramente più in forma fisicamente. La seconda partita è stata molto più difficile sia a livello fisico che mentale, e il livello era molto più alto, quindi ho fatto un po' fatica fisicamente soprattutto, però niente da togliere al mio avversario che gioca molto bene. Il 20 maggio è calato il sipario sulle gare di calcio, culminate per gli studenti atleti dell'Ateneo tra i due mari con lo scudetto. Allora prof, qual è il bilancio di questi CNU 2022? La cosa di cui sono soddisfatto, sia per essere in finale, sia anche per gli altri straordinari in finale del calcio, sia per gli altri straordinari risultati, mi riferisco soprattutto al primo posto nel taekwondo, al secondo posto nel taekwondo di uno studente e una studentessa, bravissimi davvero, e anche al terzo posto nel tennis. Abbiamo raggiunto il terzo posto nel tennis con Lorenzo Lorusso e questo è un altro grandissimo risultato. Quindi vuol dire che questo progetto funziona, che gli atleti sono atleti di alto livello e qui il merito è anche alle rispettive società di appartenenza, che vuol dire che fanno un ottimo lavoro. Ringraziamo Banca Popolare Pugliese. Dove? Quest'anno sono davvero felice che la nostra banca, perché la banca che fa la funzione di tesoreria dell'università, la Banca Popolare Pugliese, ci ha dato una grossa mano, li ringrazio davvero e speriamo di essere insieme, ma sicuramente lo saremo anche l'anno prossimo. Anche l'atleta Marco Guastella ha contribuito al trionfo di Unisalento. Lo studente atleta ha gareggiato negli 800 metri classificandosi terzo nella sua batteria. I nostri ragazzi si sono contraddistinti non solo per i risultati raggiunti, ma anche per uno spiccato spirito sportivo e di gruppo, dimostrando sempre rispetto ed empatia nei confronti degli avversari. Hanno dimostrato di saper conciliare perfettamente studio e sport, regalando così a tutta la famiglia dell'Unisalento grandi soddisfazioni e la certezza che l'università sia per i ragazzi la migliore palestra per forgiare la mente e costruire solidi legami. Un ringraziamento speciale va al magnifico rettore Fabio Pollice, al professor Luigi Melica, a Claudio Campilogno e Francesco Rollo, ai coach di calcio Vittorio Botrugno e Giampaolo Luperto, al presidente del CUS Lecce Roberto Rella e alla prof. Maria Vittoria Dell'Anna per averci dato la possibilità di raccontare a tutti quanto sia bella e grande la nostra università, anche nello sport.